Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Light Platinum, la mia guida in italiano, la parte numero 7. La parte dove continueremo la nostra avventura nella regione di Zei. Nella scorsa parte appunto abbiamo fatto evolvere il nostro Mushroom, perché tra l'altro la squadra è tutta mezza morta. Ma non preoccupatevi perché appunto torneremo tra poco alla città. Il resto della squadra è rimasto sempre lo stesso, non ho nato nessuno, quindi tutto come prima. Andiamo avanti. Appunto, ci avevamo lasciati qua all'Hyrule Farm, la fattoria Hyrule sarebbe praticamente. Te sei un'allenatrice? Se sei un'allenatrice, allora mi sa che mi conviene mettere Charmeleon, però non lo so, sinceramente. No, invece no, e invece sì, cioè, invece no, e invece no. Ehi tu, guarda questi Snorlax, stanno dormendo da tanto tempo. L'unico modo che riesce a svegliarli è dargli un po' di cibo. E il cibo preferito di questi Pokémon è il miele, che viene venduto ai North City. Ok, quindi appunto, torniamo ai North City, come vi dicevo, in città a comprare il miele. E poi possiamo proseguire la nostra avventura, anche perché questi Snorlax dormono come sassi. E soprattutto due sono. Sono soprattutto due, cioè, tra l'altro nel Dufate facendo anche le scarpe a corsa, una grande cosa. Ok, c'è anche Tauros in questo percorso, buono a sapersi. Almeno ora lo sapete, appunto. Allora andiamo. Più che andiamo avanti, torniamo indietro. Nella scorsa parte, tra l'altro, abbiamo visto anche come ottenere Scizor, scambiare uno Spinarak, che però non ho messo in squadra. Anche se potrei pentirmene molto presto di questa scelta di non averlo messo in squadra, perché Scizor non è proprio un Pokémon da tutti i giorni, ma appunto voglio qualcos'altro, come Pokémon, non so cosa, ma voglio qualcos'altro, non voglio Scizor. Oh. Prima di tutto vogliamo i Pokémon perché sono mezzi morti tutti, proprio una tragedia. Tanto velocizzo anche la cura dei Pokémon, poi abbiamo le scarpe da corsa e tutto più immediato. Tranne dentro le strutture che ovviamente non possiamo muovere. E tra l'altro approfittiamone per depositare qualche Pokémon, ragazzi, perché davvero abbiamo la squadra completa. Allora, Miltank lo depositiamo, Milotic lo depositiamo, il resto no, perché Scizor ci serve per Taglio e gli altri fanno parte della squadra, quindi. Ok, muoviamoci, andiamo a comprare il miele. Ah, miele che se vi ho dato 2 parti fa abbiamo visto che qua c'è insomma, il luogo di residenza dei Combi sarebbe. L'Arni penso sia Hive, non so. Comunque insomma ci sono Combi. Allora, compriamo uno di miele o due ne compriamo? Ma compriamo le due, vediamo perché c'è due Snorlax, quindi sinceramente ne vorrei due. Perché nel caso non riuscissimo a catturare il primo, abbiamo due paia, cioè due, scusate, due porzioni di miele a dare anche al secondo. Sempre se funziona così, perché non mi ricordo. Tra l'altro ve l'ho detto da questo punto poi, è proprio, ho il buio totale, non mi ricordo più niente. Dagli Snorlax in poi non mi ricordo più niente, davvero niente. Allora, ok, usiamo taglio. Cutter usa Cutter, vabbè, perché quell'altro lo chiamo Cutter, quello ce l'ha scambiato. Per questo non lo voglio squadra, perché tenergli un soprannome tanto indegno non è giusto. Allora, qui forse abbiamo già preso uno strumento nella scorsa parte. Ok, qui abbiamo visto nella scorsa parte ci hanno dato Miltank. Qua forse non ci siamo andati, eh? Mi pare, non mi ricordo. No, qua mi pare proprio no. O forse sì, è lui che ci ha dato Miltank. No, 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 ok. E questo ci dice sempre di dare il miele a Snorlax. Quindi andiamo assolutamente a dare il miele agli Snorlax. Ok, questa posa plastica l'ho fatta per la miniatura, non per altro. Ok, allora Snorlax, caro il nostro Snorlax al 18. Allora gli facciamo Age, che non gli toglie tanto. Anzi, gli toglie proprio nulla. Ok, benissimo. E ora proviamo Ultra Ball. C'ho anche Thunder Wave se non sbaglio, eh? Esatto, forse mio. Forte, eh? Fa di danno Snorlax. Non so se metterlo in squadra, sinceramente, guardate. Anche se mi sa di no, perché boh. Non mi. Poi ci penso. Non in questa parte, ma magari nella prossima sì, eh. No! Te con Tackle ci ha stesi.
Sì, che voglio usare un altro Pokémon. Usiamo Charmeleon. Forse Cute, cioè Cute, vabbè. E che sarebbe Talleyrand in inglese, penso. Dovrebbe essere. Mi sa che mi fa finire tutte le Pokémon questo Snorlax. E soprattutto tutti i Pokémon, perché me l'ammazza tutti. Allora, forse sarebbe stato meglio. Buono. Ok. Andiamo su una Snorlax. No, vediamo un po' lo Snorlax. Perché ce n'è comunque anche un altro di Snorlax, eh. Però cavolo è fortissimo, fa malissimo. Allora, non ti fa avvelenare l'abilità. Poi, Teo, l'amnesia, Defense Curl e Belly Drum. Benissimo, Defense Curl, boh, penso sia cosa aumenti la difesa, Belly Drum, sappiamo tutti. E cos'è? Pancia Buio sarebbe Teo. L'azione, amnesia, è una bestia perché fa salire la difesa speciale. Tra l'altro, nella prima generazione l'amnesia faceva salire anche l'attacco speciale, è un attacco davvero contro pazzi. Allora, qua non ho revitalizzanti, purtroppo. Però non penso manchi tanto alla prossima città che ce la possa fare anche solo con Mushroom. Vediamo. Allora, Nyan Point. Forse mi viene fare un taglio e andare a curare la squadra. Quindi, taglio. Ok, siamo tornati. Non so se sono nello stesso punto di prima, non me lo ricordo. Comunque, mettiamo Mushroom prima in squadra. Snorlax davvero è una bella scelta. Il problema di Snorlax, ragazzi, è che è un bel problema, è che io comunque ci ho già in mente un altro Pokémon difensivo da prendere. Incentrato principalmente sulla difesa. E Snorlax è un altro di questi Pokémon che è incentrato principalmente sulla difesa. E quindi non ne vorrei mettere due uguali. E io uso Mudshot anche se so che non ha effetto, vabbè. Non ci facciamo davvero caso. Ok, allora. Andiamo avanti perché qua ho letto prima. Nyan Point, non so che vuol dire. PJ, benissimo. Assaggerai la furia del mio Water Gun. Ok, allora, troviamo pozioni. Tra l'altro, Charmander. Charmeleon, scusate, ha già imparato Flamethrower perché nella scorsa parte gliel'abbiamo, che sarebbe Lanciafiamme, perché nella scorsa parte gliel'abbiamo insegnato di Attiveria. E quindi appunto ora è praticamente una bestia, perché con Flamethrower manda i creatori tutti, vedete? Ninja, schermettiamo Mushroom. Allora, Mudshot. E certo, ovviamente io 2 volte che uso. Va bene. Che uso come mossa appunto Mudshot, anche se so che non ha effetto sui Pokémon di tipo volante. Ho finito tra l'altro le pozioni, le iperpozioni. La prossima volta penso di comprarne di più, perché vabbè che questa volta dovevamo allenare Mushroom, però in generale mi sa che devo metterci Charmeleon e fargli un Flamethrower che lo manda direttamente in cielo, in paradiso. Allora, tu lasciamo Mushroom, Mudshot stavolta. Anche se comunque la mossa non è molto efficace, ma anche Water Gun se ci fate caso non è molto efficace. Però gli Water Gun me li voglio tenere perché sono più potenti, penso. Allora, questo me lo ricordo. Tra un po' ci sarà da avventurarsi. Allora, vedete a cosa mi ricordo. Tra un po' qui c'è uno strumento sicuro. E invece no. Che senso ha mettere quella Zola d'Elba? Vabbè, dice tra un po' ci sarà da avventurarsi verso un percorso che è pieno zeppo di pantano. Questa città, comunque, Pantem Town, ti permette che comunque ci sarà una. Un percorso che abbiamo chiamato dopo. Andiamoci a curare i Pokémon. Tra l'altro qui c'è Solana. Ciao Matti, ti sto aspettando per fare la nostra prima battaglia. Ai ai ai, non me l'aspettavo, soprattutto non me lo ricordavo. Allora, te ovviamente Charmeleon, Flamethrower e addio. Nidoran femmina ha detto. Allora lì si mette Mushroom. Water Gun a manetta. Non penso sia una sfida tanto impegnativa, e qui ci smette Elite per essere Paion tutti, gli si fa Thunder Punch. Ok, allora Solana, intenzione di essere sconfitto. Ok, va bene. Ora va a visitare il villaggio, ha detto, io invece vado a curarmi Paimon perché vabbè che l'ho appena curati, però sono mezzi morti un'altra volta, e meno male l'ho curati, ragazzi. Se non Mushroom davvero non ce la faceva resistere tutte le lotte. Ok, sì, va bene, tutto molto bello.
E allora Snorlax appunto non lo metterò in team. Esploriamo brevemente la città, anche perché c'è un po' di tempo, voglio fare un po' di... The door is locked, la porta è chiusa. Te che ci dici? Niente di tanto interessante, benissimo. Te... quello poi è un tipo sospetto, sto vicino al centro Foreman. Emerald City, vabbè, molti Viper vivono a Emerald City. Perché quella porta è chiusa? Sinceramente non ne ho idea. Ok, ci sono rumors, voci che dicono il Team Spin prova a catturare i leggendari. Questo vabbè non si sa che dice, perché dopo c'entra la traduzione dell'altro, però non è niente di tanto importante. Allora, andiamo a visitare anche Stas, poi c'è quel percorso benedetto e me lo ricordo, è proprio il percorso in cui ho interrotto la parte. Ho interrotto, scusate, il let's play vecchio. E comunque era la parte numero 8. Questa è la parte numero 7, quindi qualcosa in più l'abbiamo fatto. Ok, anche questa. Ma perché tutti i dialoghi uguali? Io odio questa cosa. Comunque, se non c'è neanche un market per comprare le pozioni, e di questo me ne dispiace tantissimo. Comunque, andiamo avanti verso Route 406, che è pieno, ve l'ho detto, di pantano, ma pieno proprio. Seppo, e quella mi ha visto. Come cavolo ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi ero laggiù? Vabbè, mistero, mistero, questo mi paralizza. Io faccio Ember invece Flamethrower. Ma vabbè. Dettagli, dettagli, dettagli. Allora, Scary Face, viso truce. Diminuisce il... No, ma non, no, non lo voglio viso truce. Fa diminuire la difesa, sì. Allora, Gloom. Lasciamoci già il Minion, dai. Non mi dite che qui c'è tutti i... Ah già, perché la seconda palestra, se vi ricordate, ci dissero che era tipo erba, eh. No, però anche metto Marston però, perché se no sale troppo. Charmeleon, e poi si evolve di Giante e Seonde, cioè, ma vi rendete conto? Comunque, mi pare di avere un Parasilel, esatto, un'antiparalisi, che darò a Charmeleon. E poi mi è rimasta una pozione max sola, e non è molto carino. Allora, lì che poi si trova Krogank... No. Allora, Ultra Ball, vabbè, buono, abbiamo insommato un botto contro Snorlax, quindi. Allora, eh sì, su questo percorso non sono frequenti perché piove a dirotto a bestia. Non capisco il collegamento, però. Ah, sono evidentemente ammalati, forse ha detto. Oddio, sono venute le Fireball bianche perché. Non mi attaccare una mossa tipo erba, grazie. Ma perché tutti i Pokémon erba ci sono in questo cavolo di percorso? Che se... vabbè, ma li paralizzavo di nuovo. No, allora. Charmeleon ancora perché... Ragazzi, o alterno... Caro, per qui mi ci vuole Charmeleon, una bestia. E ho capito, però attacca, grazie. Krogan che però Marshtomp. Anche se comunque Krogan, anzi Toxicroak, non sarebbe un Pokémon malaccio, eh. Anzi, anzi, ragazzi. Tutto tranne il malaccio sarebbe. Ok, Wooper, Wooper, Wooper. No, Wooper no. Non ci posso credere. La Lucky Egg, pensavo condividi esperienza. Tra l'altro condividi esperienza non so chi ce lo dà. Ok, benissimo. Quindi diamo Lucky Egg Fortunuovo. Aumenta i punti esperienza ricevuti in battaglia. Lo diamo a Mashton perché ce n'ha bisogno. Anche Elite ce n'avrebbe bisogno, però Elite ha già i rapidartigli. Ok, qua troviamo un Ether che restituisce PP, buono, buonissimo. Oh, se è già finito questo percorso, pensavo fosse più grande. Ah no, non è finito qui. Ok, non è... Cioè, è comune vedere Magikarp in queste lande desolate. In queste lande umide, sarebbe. Comunque, Diamond. Ok, ci sono molti Pokémon forti qui. Mi sono allenato molto e te lo voglio dimostrare. Ovviamente, finiamo questa lotta in bellezza. Finiamo davvero questa lotta in bellezza. E poi ci diamo la rivederci alla prossima parte, direi. Allora, qui gli diamo i Thunder Punch. Ho voluto mettere anche un pochino Elite perché deve essere allenato. Ovviamente, allora, qua tranquillo, lascio Elite. Che con una... Mamma mia, però è fortissimo. Elite no, gli metto Marshtomp ovviamente. Gli metto ovviamente senza dubbio Marshtomp e gli fa un bel matchshot che se lo ricorda per tutta la vita. Ok, comunque la squadra comincia già a prendere la sua forma, eh.
Ok, bene. Sim, non so che vuol dire. Ah no, forse abbiamo lo stesso numero di medaglie. Andiamo alla seconda palestra ora. Ok, quindi, dopo questa sfida stupenda con Diamond, io vi dico che vi do la rivederci alla prossima parte. Di Pokémon Light Platinum, un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Light Platinum, la mia guida in italiano. Ciao a tutti!